Il libro che stiamo per raccontare qui nel posto delle parole si intitola In verità ed è un titolo che ci porta molto lontano, in verità. L'autore è insieme con noi, Dario Buzzalan, buonasera. Buonasera. E benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole. Ci eravamo incontrati con La vita degna, pubblicato dall'editore Manni circa 2000 anni fa, Leonardo Bolina, se non ricordo male. Ecco, mentre adesso come si direbbe nei telegiornali, si volta pagina e un'altra storia. Dario Buzzalan, leggo nelle svolte di copertina, è di Torino, è scrittore, drammaturgo, autore televisivo, ha pubblicato 9 romanzi, tra cui Dall'altra parte degli occhi, premio Calvino 1999, e poi nel 2000 Non dimenticarti di respirare, e quindi con il romanzo finalista al premio Strega nel 2009, I nostri occhi sporchi di terra, quindi nel 2013 Se trovo il coraggio, seguito da Malapianta, e poi quello che dicevamo, La vita degna del 2018. E adesso per Mondadori è uscito da poche settimane il nuovo romanzo In verità. Dario Buzzalan, prima di entrare nella storia, anzi entriamo pure nella storia, andiamo in una casa, nella casa che è ritratta, che è disegnata, che è molto ben illustrata, come non potrebbe non fare Mara Scanavino. Possiamo vedere con parole sue quello che racconta la copertina del suo romanzo? Anzitutto, le piace? Sì, beh, molto. È stata, diciamo così, il risultato di un lavoro, diciamo così, certosino nel tutto il settore grafico della Mondadori, che ha fatto un bellissimo lavoro, e c'erano vari progetti di copertina, alla fine è stato scelto questo, ma io ero pienamente d'accordo, insomma non c'è stato alcun tipo di discussione, ecco, perché questa era, diciamo, l'immagine che meglio rappresentava, in qualche modo alludeva alla vicenda del libro. È un'immagine di famiglia, però è un'immagine dove c'è qualcosa che non torna, perché i colori sono tutti volti al freddo, le immagini, le figure umane sono tutte troppo fisse, troppo in posa, troppo esangui, no? E quindi addirittura da una parte l'immagine sembra consumata da qualcosa, sembra rovinata, e quindi è chiaro che è un'immagine familiare, un quadretto familiare in apparenza, non dico perfetto, ma insomma sereno, però c'è qualcosa che non torna, esattamente quello che succede all'interno poi del libro, dove c'è una famiglia che in qualche maniera viene trascinata in un vortice abbastanza complicato, che fa esplodere tensioni, che fa esplodere rancori covati per molto tempo, che fa esplodere tutto ciò che può esplodere in una famiglia quando le cose, diciamo così, volgono al peggio. Ed è proprio quell'immagine di copertina che sulla destra, come diceva poco fa Dario Buzzalan, comincia a rovinarsi, c'è una specie di effetto rugginoso sopra una parte dell'immagine che va a toccare, esatto, per il momento la figura del padre, e poi toccherà, e la figura del padre in parte quella del bambino, e poi toccherà tutti quanti questa ruggine della famiglia Trovato, che è proprietaria delle manifatture Stella, e quella manifattura Stella era un'azienda molto importante, perché è un'azienda di orologeria di grande qualità, ecco, però se da una parte c'è la qualità del prodotto, del manufatto, dall'altra non corrisponde a una qualità positiva di vita, c'è qualche cosa, e torniamo all'effetto ruggine della fotografia, e qui ci si può trovare tutto d'un colpo in questo romanzo, come anche nella vita, ahi noi, tutto d'un colpo sull'orlo di un precipizio. E sull'orlo di un precipizio, oppure di una discesa costante fino a immergersi dentro l'acquaio dell'anima, dove l'acqua è veramente sporca, e da lì non rimane che o affogare o cominciare la risalita.
E cominciare la risalita è molto difficile, sia nella vita normale che per i nostri protagonisti di questo romanzo di Dario Buzzolan, In verità. Romanzo che si apre con due frasi in esergo. Lei ce le vuole far ascoltare? Sì, allora, le leggo perché sono importanti, anche se ovviamente per il lettore potrà essere un po' un gioco di, non dico di rompicapo, ma insomma un enigma capire quale sia la relazione di queste due citazioni con il corpo del libro, no? Allora, la prima citazione viene dal Talmud babilonese, come sapete testo infinitamente interpretato dagli ebrei e continuamente interpretabile. Continuamente interpretabile, esattamente, nonostante non sia un testo di provenienza prettamente ebraica, diventa un testo che gli ebrei interpretano dalla notte dei tempi, ed è un testo immaginifico, bellissimo, la cui lettura è consigliata a chiunque ami i testi antichi, che continuano a parlare, non solo continuano a parlare a distanza di millenni, ma continuano a parlare ogni volta che ci si rimette a leggerli, quindi ogni volta ci dicono qualcosa di nuovo. E descrive a un certo punto il Talmud, descrive questa situazione, e dice: gli abitanti delle zone di confine vagheranno di città in città senza trovare accoglienza, mentre la sapienza degli scribi sarà disprezzata. Coloro che temono il peccato verranno sviliti, la gente avrà volto di cane e la verità sarà bandita. E questa è la prima, diciamo, citazione, che esercita su di me un fascino incredibile, anche perché sembra una descrizione di alcuni momenti della nostra contemporaneità, diciamo. E invece la seconda citazione viene da un grande scienziato, Niels Bohr, che è uno di coloro che hanno, diciamo così, studiato e codificato la fisica quantistica. Fisica quantistica che, come forse qualcuno sa, ci dice che più scendiamo nel piccolo, più scendiamo nel mondo delle particelle, chiamiamole così impropriamente, più ci rendiamo conto che la certezza scompare e entriamo nel regno dell'assoluta probabilità, dove una particella può essere in un posto ma anche in un altro, dove, per citare un famoso paradosso, quello del gatto di Schrödinger, altro famoso fisico che ebbe a che fare con la teoria dei quanti, il gatto può essere contemporaneamente vivo e morto. Naturalmente questo è un paradosso che adesso non sto qui a spiegare, ma a livello delle particelle il principio di non contraddizione, cioè se una cosa è qui non può essere là, se una cosa è A non può essere non A, cade completamente. E quindi Niels Bohr a un certo punto scrive: tutto ciò che diciamo reale è fatto di cose che non possono essere considerate come reali. Perché di questo siamo fatti? Siamo fatti di probabilità, di particelle che, se vengono osservate, cambiano completamente, particelle di cui possiamo dire che forse sono in un punto, ma forse sono anche in un altro. E questo non è una nostra astrazione, questa è osservazione empirica anche, e ci dice che tutto ciò che esiste è fatto di cose che, per noi che abbiamo una concezione della realtà come materia stabile, fissa, solida, pesante, è completamente impensabile. Siamo fatti di qualcosa che non è, di qualcosa che non c'è, di qualcosa che non ha quelle caratteristiche di stabilità che noi siamo soliti attribuire a ciò che esiste. Però, Dario Buzzolan, mentre lei leggeva questa frase, tutto ciò che diciamo reale è fatto di cose che non possono essere considerate come reali, non possiamo non pensare al titolo del suo romanzo. E sì.
potremmo invece impostare questa frase dicendo: tutto ciò che diciamo vero è fatto di cose che non possono essere considerate come vere. Ecco perché il suo romanzo si intitola In verità. Qui c'è, possiamo trovare una situazione diversa tra ciò che è vero e ciò che è reale, e lo si vede anche nel romanzo. Certo, giustissimo. È un'osservazione giustissima che secondo me coglie proprio il cuore del romanzo. Allora, io in questo titolo, che naturalmente sul quale ho riflettuto molto, perché insomma usare una parola così impegnativa come verità in un titolo potrebbe apparire persino immodesto, no? Ma non, infatti immodesto per molti motivi, perché la verità è una parola, ripeto, impegnativa. Immodesto perché in verità è una frase che ci richiama subito al Vangelo, alla predicazione di Gesù, eccetera. Ecco, io ho pensato che in qualche modo la verità è un macigno con il quale facciamo sempre il possibile per non confrontarci, nel senso che tutti noi ogni giorno usiamo forse decine di volte la parola verità. Dimmi la verità, ma qual è la verità su questa notizia? Però la verità è che quando parliamo con un amico, anche soltanto, no, però aspetta, la verità è un'altra, non è quella che dici. Ma se qualcuno ci ferma e ci dice: scusa, che cos'è la verità? Rimaniamo spiazzati, non sappiamo rispondere. La verità è una di quelle parole come amore, un'altra di queste parole che usiamo continuamente ma che non sappiamo definire, che abbiamo difficoltà a definire. E allora io l'ho immaginata, per questo titolo è uno stato in luogo, l'ho immaginata come un luogo dove improvvisamente uno si trova a essere. La stella, questa fabbrica di orologi di cui si parlava prima, è in qualche modo, questa azienda di orologi in crisi, è in qualche modo una sorta di catalizzatore. Ha il potere di far venire fuori la verità, di prendere le persone, cambiare loro la vita e proiettarle dentro la verità. Non so se però è esperienza comune, no? Quella di trovarsi in una situazione che a un certo punto ci costringe a dire la verità, anche laddove dicevamo qualcosa, anche laddove volevamo tenere nascosto qualcosa. Una situazione che improvvisamente, ecco, questo è quello che accade nel libro. Questo libro è un romanzo corale dove tutti i personaggi nascondono qualcosa, dove tutti i personaggi mentono, ma il loro intreccio progressivo, il loro incontro, li costringe a entrare sul terreno della verità. E quindi la verità emerge come somma delle menzogne di tutti. Sembra un paradosso, ma il significato della citazione di Niels Bohr che ho messo all'inizio del libro è esattamente questo. Percorso per arrivare alla verità forse è proprio quello dell'essere colpevoli di tante menzogne. Solo scoprendo la menzogna che poi scopri la verità, come troviamo in questo romanzo nella famiglia Trovato. E nella famiglia Trovato non è una famiglia che vive solo in questo romanzo, ma racconta anche un po' di realtà questo romanzo, e non solamente un poco, perché l'indole malefica della persona attanagliata proprio dal ancora dalla menzogna può fare cose inaudite nel modo peggiore, e anche, certo. E anche poi soprattutto quando si è in difficoltà, in particolar modo quando si è in difficoltà, e a maggior ragione lo diciamo in questo tempo, Dario Buzzolan. Ecco, queste vicende che lei racconta di questa azienda che, ahi noi, è una delle tante aziende che è in crisi, e questa sta per essere rilevata, però qui da questa multinazionale del lusso, la Liebenkraft Company, che si propone per acquistare l'azienda Stella. Qui non è, ritorno a dire, non è solamente una finzione letteraria, ma qui sembra di leggere anche una storia di cronaca, di tante storie di cronache, troppe storie. Sì, è vero, io penso che un'epoca
abbia bisogno di una molteplicità di voci per raccontarsi a se stessa, no? E quindi per capire un'epoca noi dobbiamo leggere le cronache dell'epoca, ciò che hanno scritto gli storici, ciò che hanno scritto gli studiosi di sociologia, antropologia, psicologia, cioè coloro che hanno un approccio scientifico in qualche modo. E poi anche gli scrittori devono fare la loro parte, quindi bisogna riuscire a raccontare un'epoca senza, come dire, fare il mestiere del cronista, che è un mestiere nobile, ma è un altro mestiere. E quindi quello che ho cercato di fare è cercare di nucleare, spero naturalmente di esserci riuscito, almeno in parte, cercare di andare a cogliere gli universali che stanno sotto la nostra vita di ogni giorno. Cioè, ad esempio, c'è un uomo politico che si chiama Sciuppa, che è a capo del Partito Nazionale, che ce l'ha con chiunque venga da fuori, ecco, mettiamola così, che ama i confini chiusi, eccetera. E in molti mi hanno chiesto: ma questo è Salvini, vero? No, rispondo io, assolutamente no, per il semplice motivo che in ogni epoca la politica si trova, le scelte politiche si trovano di fronte a due alternative, quella di aprire, essere aperti, quindi aprirsi diciamo così, alle relazioni con l'estero, aprirsi ai migranti, accogliere, eccetera, oppure chiudere i confini, farli diventare un recinto chiuso. E quindi l'aperto e il chiuso, che si vedono qui nella figura di questo politico, ma non solo, anche nella concezione di impresa, eccetera, sono delle categorie che secondo me saranno valide anche tra 20 o 100 anni, perché sono contraddizioni nelle quali ci imbattiamo in qualunque epoca. E allo stesso modo, diciamo così, il rapporto tra diverse concezioni di che cosa sia un'azienda, se l'azienda somigli di più a una famiglia piccola, con rapporti di fiducia, ma anche con i difetti della famiglia, o se debba diventare una multinazionale come la Liebknecht, che vuole assorbire la Stella, no? La Stella è in difficoltà e la grande multinazionale arriva, la compra, ne compra il marchio, la riempie di nuova linfa finanziaria e la rimette sul mercato. Ecco, ho cercato di raccontare nodi cruciali della nostra epoca, ma che sono nodi cruciali che tornano continuamente nella storia e che in qualche modo si condensano in nuclei sociali che sono la famiglia, il lavoro. E a proposito di lavoro, perché questo romanzo, senza, giustamente il romanzo non ha pretese di analisi sociologica del mondo, però nel gioco narrativo della finzione spesse volte troviamo anche questo in filigrana. E a proposito di lavoro e di chi ci prende il lavoro, tra virgolette, no? E qui c'è anche un'attenzione a quello che è il personaggio che entra nei nostri confini, le persone che entrano nei nostri confini e ci vengono a prendere il lavoro, no? Ecco, sì. Anche qui c'è un comportamento tutto subito incomprensibile, perché quella scena di quella bambina a cui viene rotto il polso è una scena crudele, ma questo dà veramente il senso di quanto c'è la rabbia dentro, che deve poi sfogarsi nella maniera peggiore. Sì, e quella scena, io mi rendo conto che è terribile. È il primo capitolo, lo dico per chi non ha letto il libro, nel primo capitolo Pietro Trovato, primogenito di Ruggero Trovato, padre e padrone della famiglia Trovato e della Stella, dell'azienda di orologi. Questo Pietro, che è uno che, come molti primigeniti figli di capitani d'industria, vorrebbero essere come il padre, ma non ne hanno la stoffa, non ne hanno la caratura, preso tra i suoi pensieri, è uscito a fare delle commissioni, è nervoso per tutta una serie di questioni che gli aleggiano nel cervello, trova dei ragazzini migranti che stanno in un centro di accoglienza poco distante, che giocano intorno alla sua macchina, non stanno facendo assolutamente nulla, ma si convince che vogliano aprirgli la macchina e rubargli qualcosa, afferra una bambina
mentre gli altri riescono a scappare, afferra una bambina per un polso e stringe così forte da spaccargli. Allora la bambina scappa, questo innescherà poi una rivolta in questo centro di accoglienza di migranti che poi si estenderà all'intero paese. La guerra di Cerneto. La guerra di Cerneto, che poi diventerà, si estenderà a macchia d'olio in tutta Italia, fino ad arrivare a una manifestazione a Roma abbastanza devastante. Ebbene, quella scena, io la trovo, ogni volta che la rileggo, mi rimango colpito, no? Perché è l'emblema di qualcuno che è talmente chiuso, no? Torniamo anche qui, al chiuso e all'aperto, talmente chiuso nei confini del proprio io, quindi dell'egoismo, dell'egocentrismo, della incapacità di sentire l'altro, che non si rende conto che gli altri non sono proiezioni della tua mente, della tua interiorità, ma sono persone realmente esistenti. Quindi, così come non ne coglie le esigenze, così come li teme perché sono diversi, sono una sorta di rumore di fondo che uno non vuole, allo stesso modo non si rende conto che stringendo quel piccolo polso spaccherà l'osso. E questo è quello che mi interessava raccontare, cioè raccontare una serie di monadi, cioè di recinti chiusi che sono spesso gli esseri umani, che improvvisamente vengono costretti da una situazione, cioè la crisi della stella, il tentativo della multinazionale Liebknecht di assorbire la stella, vengono costretti a entrare in un territorio in cui non sono loro che si aprono, qualcuno sì, spontaneamente, ma sono costretti ad aprirsi, quindi a tirare fuori le menzogne, a far emergere la verità, e la verità è che non possiamo vivere senza l'altro, non possiamo vivere facendo finta che l'altro non esista. E così il migrante non è un pericolo, siamo stati tutti migranti, saremo tutti migranti, l'uomo si sposta da che è uomo, e quindi tutto questo è un modo per raccontare sempre questa dialettica tra chiuso e aperto, che è causa, secondo me, di molti dei mali della nostra epoca. E tornando a quella scena della rottura del polso della bambina Fatina, se la pronuncio correttamente, verso la metà del romanzo c'è una, adesso spero di trovarla, Dario Buzzolan, la sottolineatura, perché mi è venuta in mente quando lei racconta, eccola qua, di quella scena, il giornalista sotto casa di Pietro Trovato vuole capirne un po' di più e chiede che cosa vorrebbe dire a Fatina se l'avesse davanti, e Pietro dice: non so chi sia Fatina, la bambina a cui è stato spezzato il polso. E lui dice: ah, naturalmente, sì, senta, guardi, ho una figlia della sua età che adesso non è neppure qui con me, perché per motivi di sicurezza la mia famiglia è stata allontanata, capisce? Allontanata da casa sua. Comunque direi che mi dispiace, c'è chi ha fatto quella cosa, naturalmente è un, sì, insomma, ha fatto una bruttissima cosa, però le direi anche che, beh, che qui, dico, qui in Italia, io non so, c'è tanta di quella gente dei nostri che è in difficoltà, tanti ragazzi italiani senza lavoro, quindi non so, e così via. Ecco, qui sembra di sentire parole da un servizio al telegiornale, Dario Buzzolan. Sì, ma questo purtroppo è quello che succede, questo dicevano i tedeschi degli ebrei negli anni 30 e poi ahimè anche negli anni 40, quando si trasformò in genocidio. Questo dicevano alcuni americani degli italiani che migravano all'inizio del Novecento. Questo si diceva nella mia città, Torino, io vivo da tanti anni a Roma ormai, ma la mia città dove sono nato e cresciuto è Torino, e qualcuno pensava negli anni 60 e 70 che i meridionali del sud, insomma le persone, gli italiani del sud che venivano a lavorare a Torino fossero non graditi, i cartelli non si affittano, i meridionali eccetera erano abbastanza diffusi, ovviamente non diffusissimi, cioè esiste sempre una parte del genere umano che non è un legno storto, come diceva Kant, ma purtroppo il confine dell'io, il confine angusto dell'io che ci fa sentire gli altri soltanto come una nostra proiezione, quindi come un mezzo per un qualche fine, come qualcosa che ci può servire o che ci può ostacolare,
è uno dei mali più diffusi. Poi succede improvvisamente qualcosa, no? Succede improvvisamente qualcosa, adesso esco completamente dal romanzo e vado veramente nell'attualità di questi giorni, e poi succede qualcosa che improvvisamente ci fa sentire che siamo genere umano. Cioè succede che arriva un virus, la cosa più normale che diciamo l'Homo sapiens affronti da quando è al mondo, cioè da centinaia di migliaia di anni, che non è normale affatto perché è cattivo, è crudele, non guarda in faccia a nessuno, e ci rendiamo conto che siamo un genere umano, che se esiste qualcosa dobbiamo affrontarlo insieme, perché sennò non se ne viene a capo, perché non è un problema dell'Italia o di una città o di una nazione o di un continente contro un altro, è un problema del mondo, quindi del genere umano. Basta qualcosa di reale, no? Per farci capire che tutte le nostre divisioni, il mio vicino di casa ha steso i panni nel modo sbagliato, quello viene da un altro paese quindi non deve entrare, quell'altro ha superato il confine quindi adesso lo puniamo, sono tutte nostre proiezioni che funzionano fin tanto che non capiamo che vanno rimesse in discussione. Dario Buzzolan, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni di tempo sospeso? In questi giorni di tempo sospeso mi fanno compagnia, io non leggo mai un libro per volta, purtroppo, per chi mi fa questa domanda, quindi devo dire almeno due titoli che però consiglio caldamente. Il primo è un libro della Delphi che si intitola Spillover, molti lo altro hanno che letto David Quammen, di David Quammen. È un libro, attenzione, al di là del fatto che racconta i virus, diciamo così, che passano dall'animale all'uomo, no? Che quindi racconta il fenomeno della zoonosi cosiddetta, cioè un agente patogeno che passa da un animale all'uomo, che è una cosa diffusissima, molto più di quanto non ci immaginassimo prima di che iniziasse tutta questa emergenza. Al di là del fatto di raccontare questa cosa in un modo appassionantissimo, non impressionante, non angosciante, eccetera, ma è un grandissimo scrittore. Cioè io ho scoperto in questo David Quammen un narratore formidabile, per cui in qualche modo non riesce a fermarti, non soltanto per il tema che ovviamente in questo periodo preme a tutti quanti, ma proprio per la qualità della scrittura, che è altissima. Ancora una volta, diciamo, la Delphi in questo scopre, diciamo, non sono gli unici, però molto spesso ci portano a conoscenza di tesori inesplorati, insomma. E poi sto leggendo, diciamo così, anteprima, il nuovo libro di Diego De Silva, scrittore caro a moltissimi lettori, mio grande amico, mi ha fatto, diciamo così, l'onore di darmi le bozze del suo libro che uscirà, dovrebbe essere già uscito, ma in questo periodo è tutto rimandato. Non dico ancora il titolo, ma insomma è un libro divertentissimo, è un libro pieno di umanità, di trovate, di dialoghi formidabili, mi sto molto 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 divertendo, glielo scrivo con gli sms ogni giorno e mi sto molto divertendo, per cui quando ti succederà Diego che Silva, tra l'altro vorrei ricordare l'ultimo libro, I valori che contano, avrei preferito non scoprirli, anche qui la prosa. I valori che contano, esattamente questo è il libro, che però non è ancora uscito. Che però non è ancora uscito, mentre il penultimo libro rimane Superficie, quello pubblicato credo due anni fa. Superficie che ha quegli aforismi, diciamo così, infatti, di senso comune, lì, buffo. Veramente fulminante, veramente fulminante, una prosa fulminante. Grazie, allora, Dario Buzzolan. Allora, I valori che contano è un libro da leggere appena le librerie riapriranno. E speriamo che riaprano quanto prima e non sì. Solo le librerie. Grazie, grazie ne davvero. Ne abbiamo bisogno tutti. Grazie, buona giornata, grazie, a presto. Grazie.